so much. Questa qua. Calda quest'aria frizzante questa mattina. Massimo Casagrande, il vicepresidente del CAI di Auronzo, per l'ultimo saluto e poi il run down e la partenza. In testa sempre lui, eccolo qua. Forza, dai, anzi, vai tranquilla, va tranquilla, che bravissima, dai. Quello che ti porto sulla croce. Viva la camminata! Vicenza Runners! Vicenza Runners! Ciao! Altrettanto a te, famiglia! Bravo! Ciao! Grazie! Passa, senti, senti.
tempo sulle tre ore per il caso e infatti 828 Matteo Andriola. Samuele Maioni, Silvia Rappazzo ha scritto la storia della Camignata e sicuramente ha scritto una parte alla Camignata 2019. La Camignada è una corsa storica e quindi quando ancora non correvo sentivo parlare delle preparazioni per fare la Camignada, amici della montagna, e quindi per me è una gara molto significativa. È stata una delle mie prime corse in montagna, sono mancata per un po' di anni e quest'anno avevo proprio voglia di tornare a correre qua, quindi al di là della vittoria sono felicissima di essere riuscita a correre in una giornata in cui le sensazioni erano buone, per cui me la sono proprio gustata, mi sono guardata attorno ed è meravigliosa. Quest'anno abbiamo iniziato la corsa per il sentiero Groman e mi è piaciuto tantissimo, molto panoramico, un modo diverso per arrivare a Lauronzo, conquistarselo più lentamente ma con tutte con panorami meravigliosi attorno, quindi molto molto bello, molto apprezzata. Io in salita me la sono gustata, in discesa sono un pochino meno, diciamo, competitiva rispetto agli uomini sicuramente, e poi vivendo io a Venezia alla fine mi alleno sempre sul piano, quindi il momento decisivo è stata, ahimè, la pista ciclabile, gli odiatissimi e temutissimi chilometri di pista ciclabile in piano, in cui comunque la mia gamba era più abituata a tenere. Purtroppo sarebbe stato un sogno vincere, cioè, sarebbe un sogno sul cassetto vincere questa gara qua, però anche questa volta purtroppo non ce l'ho fatta, per pochi secondi, però è arrivata lei e tutto sommato sono contento perché non siamo andati a piano, il percorso mi è piaciuto moltissimo. E per me è sempre un piacere essere qua a questa gara qua. Beh, la Camignada per me è una gara che ho sempre vista, cioè una delle prime gare di corsi in montagna, e per me sarebbe un sogno appunto vincerla, perché ancora da piccolo vedevo questi atleti che arrivavano e mi domandavo ma come fanno a andare forte così. Adesso sono qua anch'io, però purtroppo sempre secondo.